Andiamo adesso a conoscere il progetto Benessere Anziani, a cura di Fare Famiglia Onlus Milano e Provincia, promosso da ATS Milano su mandato di Regione Lombardia per l'attuazione della sperimentazione Centri per la Famiglia. Sul palco il dottor Claudio Ciavarella della Fondazione Fare Famiglia Onlus. Slide. Esatto, slide, telecomando, spero di riuscire a usarlo bene. Buonasera a tutti, sono il direttore della Fondazione Fare Famiglia Onlus, che è un ente che gestisce quattro consultori familiari nell'Interland Ovest e Sud-Ovest di Milano. Mi sembra corretto e doveroso, ancora come peraltro si sono già espressi altri, ringraziare da un lato la Regione Lombardia perché il progetto che stiamo realizzando e che dopo vi illustrerò con una dozzina di diapositive, è un progetto che possiamo realizzare proprio perché è stato selezionato e abbiamo partecipato al bando di Regione Lombardia per l'sperimentazione dei centri per la famiglia e quindi ci permette di avere delle risorse in più per allargare lo sguardo e l'operatività dei nostri consultori familiari. Per cui ringraziamento a Regione Lombardia e altro ringraziamento doveroso ad ATS che mi ha dato l'opportunità di assistere alla prima parte della presentazione, poi adesso il compito, l'onere di presentare la nostra, però appunto mi sembra molto, ho colto davvero delle esperienze molto interessanti e fra l'altro ho letto che l'evento di oggi è videoregistrato, per cui sarebbe interessante poi poter rivedere per poter vedere con i colleghi alcune esperienze che penso davvero siano particolarmente significative. Dicevo, Fare Famiglia, organizzazione nata senza finalità di lucro nel 2013, è nata però da quattro associazioni che gestivano un'attività di consultori familiari già dagli anni 70-80. I quattro consultori familiari, come potete vedere dai quattro loghi un po' in piccoli, sono ubicati uno ad Assago, uno a Bollate, uno a Binasco e uno a Magenda, per cui tutto Interland di Milano. Proviamo a vedere il cambio di slide. Ma il telecomando, Ok, direttore, è no, il no, bisogna telecomando. capire qual è il tasto perché ci sono più tasti, allora bisogna cogliere quello giusto. Allora, da dove nasce il progetto? Il progetto che stiamo realizzando, sappiamo tutti, direi che fra l'altro se ne parla sempre più spesso anche sui media. Come sta cambiando la situazione, la composizione, la demografia della popolazione italiana, per cui questo aumento degli over 65, l'aumento dei cosiddetti grandi anziani, gli over 85 e il fatto che la famiglia sia spesso sempre più un luogo che si prende cura, una realtà che si prende cura dei propri anziani, al di là di servizi strutturati che abbiamo visto prima e che funzionano molto bene, però comunque spesso c'è un prendersi cura all'interno della famiglia. Il progetto che stiamo realizzando nasce anche da un confronto che abbiamo avuto insieme con altri consultori familiari collegati in una federazione che è la FELCEAF, Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla Famiglia, proprio con l'idea il progetto non è solo un'idea originaria nostra, ma nasce da un confronto con altre realtà, con realtà simili e vedremo con organizzazioni partner a noi e con realtà significative del territorio. La fondazione, dicevo appunto, nata nel 2013, in realtà noi abbiamo già sviluppato in una delle nostre sedi nel territorio del Corsichese, nella sede di Assago, eravamo stati scelti dall'ASL Milano 1 nella prima sperimentazione che si era avviata nel 2011, per cui in realtà abbiamo un po' questa retroterra di esperienza che ci ha permesso di allargare lo stile operativo dei nostri consultori un po' oltre quelle che è il mandato delle leggi nazionali e regionali originarie. Collegato ai consultori come attività diversa dalla fondazione, abbiamo fatto delle esperienze di Alzheimer Café nel 2014 nel territorio del Bollatese, dal 2015 ad oggi, a tuttora, nel territorio del Corsichese.
Il progetto che stiamo Benessere Anziani lo si sviluppa con attività per anziani, ma in modo particolare con attività per i caregiver di persone anziane. E adesso, ok. Ecco, dicevo che l'abbiamo realizzato in partnership con alcuni enti, i nostri colleghi nel portare avanti le diverse azioni del progetto sono l'Associazione In Cerchio per Persone Fragili, la Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe, la Cooperativa Eureka, e anche qua la scelta del dire ci muoviamo non da soli, ci muoviamo insieme con altre organizzazioni che hanno delle esperienze significative che ci sembra importante cercare di valorizzare. Questo è stato il pensiero che abbiamo fatto a primavera scorsa quando abbiamo deciso di partecipare insieme con loro a questo bando. Il progetto che abbiamo sviluppato è un progetto che è nato anche, condotto da noi con i tre partner, ma nato anche da un confronto e quindi con un'adesione, con un appoggio da parte di molte realtà del territorio. Adesso non mi fermo a citarle tutte, però i piani di zona del Corsichese, del Sud Visconteo, il piano di zona del Magentino, l'azienda consortile del Bollatese, cioè, per cui lo stile di lavoro nostro è sempre anche alcune le organizzazioni sindacali, che il distretto dell'SST, di una delle SST che opera nei nostri territori, alcune altre organizzazioni di no profit, cioè l'idea che il progetto nasce da un confronto e un ragionamento insieme con altre organizzazioni del territorio. Quattro sono le piste di azione che caratterizzano il nostro progetto, un'attività di sportello, tra l'altro era uno dei vincoli originari del bando di Regione Lombardia, per noi il nostro sportello è Family Care, degli interventi rivolti ad anziani, degli interventi rivolti ai caregiver di anziani in situazioni di entrambi queste tipologie di interventi sono condotti per gruppi, li vedremo poi meglio nel dettaglio, e la possibilità di una presa in carico individuale per i caregiver appunto di persone anziane fragili. Lo sportello Family Care è uno sportello che abbiamo attivato sostanzialmente da ottobre, con un'apertura, un accesso telefonico perché abbiamo scelto di sviluppare questa attività con le risorse che sono state messe a disposizione in tutti e quattro i territori dove si opera il progetto, Corsichese, Magentino, Binaschino e Bollatese. L'accesso telefonico 4 ore alla settimana è uno spazio di informazione, di primo orientamento, di prima accoglienza e di accesso a tutte le altre attività del progetto, ma è anche di accesso quindi a interventi di presa in carico laddove necessario. Ma l'idea è proprio accoglienza e orientamento. Queste sono un po' le due parole chiave che caratterizzano lo sportello del Family Care. Il gruppo benessere è una delle due attività di gruppo che si rivolte direttamente agli anziani. Questi sono dei percorsi di 3 incontri ciascuno per aiutare giovani anziani 65-74 anni in questo ciclo di 3 incontri. Noi prevediamo in tutto nella biennalità 8 cicli di questi incontri di gruppo. Un'occasione di confronto e di formazione su aspetti medici, fisiologici dell'invecchiamento, su aspetti psicologici e relazionali. C'è l'idea proprio quella dell'aiutare gli anziani a vivere bene l'esperienza del cambio di fase di vita, ecco, di situazione di vita. Ne abbiamo in questo momento realizzati 2, abbiamo altri 2 cicli in programma da settembre e poi tutto l'anno prossimo per gli altri 4 cicli previsti. Tutti gli interventi li sviluppiamo in tutti i territori, come dicevo prima, sempre i territori dei 4 consultori. Gruppo Allenamente è un'attività che è condotta da una delle organizzazioni partner a noi, la Cooperativa Sociale Piccolo Principe. L'obiettivo è quello di mantenere viva, allenare la mente, giochiamo un po' sulle parole, mantenere attive funzioni cognitive, in primis la memoria. Anche qua abbiamo già realizzato 2 cicli, altri 2 sono previsti a settembre e poi altri 4 percorsi nel 2024.
vedete che appunto uno l'abbiamo realizzato a Binasco, uno a Trezzano è in corso a Binasco, uno è in corso a Trezzano sul Naviglio. L'idea è proprio di diffondere in tutto l'Interland alcune opportunità per, in questo caso, per gli anziani. Invece, rivolti ai caregiver di anziani, è il TED delle 17, anche questo è un ciclo di incontri di gruppo per chi si occupa del proprio familiare fragile, anziano, grande anziano, in situazione di fragilità, con occasione di confronto, di sviluppo di opportunità di mutuo aiuto, condivisione di esperienze, di fatiche, di accompagnare l'occasione per accompagnare, con, guidati appunto da degli operatori professionali, nel affrontare meglio le situazioni complesse che vengono incontrate. Sosteniamoci è un momento di formazione un pochino più tecnica, condotta dall'Associazione In Cerchio per le Persone Fragili. È un percorso di formazione, ne prevediamo 4 nel corso del biennio, che ha come obiettivo quello di aumentare le competenze nell'uso di alcuni strumenti burocratici, quali l'amministratore di sostegno, la questione i diritti dei lavoratori che si occupano di propri familiari fragili. Questo è pensato per i caregiver, proprio non per operatori professionali. Invece per operatori professionali, giochiamo anche qua sulle parole, e SOS formiamoci. Prima era SOS teniamoci, SOS formiamoci. Questo è un percorso che è in essere in queste settimane, è un percorso di formazione qui per operatori professionali, dei consultori, dei servizi sociali, anche questo offerto su tutto i 4 territori. Condotto anche quello dall'Associazione In Cerchio per Persone Fragili, mentre invece badiamoci a un percorso di formazione per caregiver professionali, che assistenti familiari, badanti come talvolta viene detto, è un percorso che realizzeremo probabilmente da gennaio primavera 2024, è un'unica esperienza all'interno del ciclo di 2 anni del progetto. E infine arriviamo a quella che è l'ultima azione, non assolutamente in termini di importanza, perché a nostro parere è la più importante, quella della possibilità di prendersi carico all'interno anche del luogo fisico del consultorio, ma con con delle risorse ad hoc, di prendersi cura di chi si prende cura, cioè offrire a familiari che si occupano di propri congiunti, propri familiari anziani in condizioni di particolare fragilità, l'occasione per un supporto psicologico, supporto sanitario, supporto educativo, a seconda dei casi, per riuscire a vivere positivamente la situazione complessa in cui si trovano, proprio offrire ai familiari uno spazio per loro, un luogo individuale per loro. L'ultima, qua sono un po' di alcuni materiali di comunicazione che abbiamo utilizzato, Family Care Centrale, poi non entro nel dettaglio di tutti, però appunto ci dà l'idea del volume importante che stiamo realizzando. L'ultima diapositiva l'abbiamo voluta mettere perché vogliamo provare a così guardare in avanti, ecco, che cosa ci può portare, che cosa vorremmo ci possa portarci questa esperienza sostenuta da Regione Lombardia in questi 2 anni. Ci sembra necessario potenziare le risorse per i consultori familiari. Questo è quello che spereremmo che possa essere un po' un'attenzione dell'amministrazione di Regione Lombardia nel futuro, perché ci sembra che cresce la domanda di accessi a servizi consultoriali, e quindi bisogna essere in grado tutti i consultori privati, e fra l'altro su questo abbiamo una certezza di un bisogno da parte delle strutture accreditate a gestione privata, ma ci sembra che il problema sia comunque di tutti i servizi, di tutti i consultori familiari, anche quelli a gestione diretta delle SST, per cui speriamo che possano esserci un sostegno allo sviluppo e al potenziamento di queste tipologie di servizio. E un sogno nel cassetto, l'abbiamo voluto così condividere qui con voi,
è quello del prevedere la possibilità di creare un consultorio che abbia, per un servizio di consulenza, che abbia un'attenzione particolare al tema degli anziani, perché comunque ci sono dei bisogni sanitari, dei bisogni psicologici propri di questa fascia di età. E quindi ci piace pensare, sognare che nel futuro ci sia spazio anche per un servizio ad hoc per loro. Grazie, Grazie. grazie a Fare Famiglia Onlus.